dice, bene, falla, cioè, tranquillo. Fatti tuoi. Senso. Vai, vai, vai. Ok, allora, quindi, lo vediamo su tre livelli. Lo vediamo su tre livelli, no? Ok. Il livello delle ambizioni, il livello degli obiettivi e il livello dei valori, che vanno capiti in questo ordine qui. Quindi, perché si sceglie di mettersi online e parlare online? Cioè, un giorno fai un sito, lo metti lì online e metti chi siamo e dici, oh, che bello, ho scritto chi siamo nel mio sito, adesso noi esistiamo veramente, ho scritto che c'è questo festival qui che si fa a maggio, però non so niente del festival di maggio, quindi dico che ci saranno gli aggiornamenti, e questo sito intanto sta lì, così. Poi, che scopi si intendono raggiungere? Quindi, un po' più specifico, andare a definire a breve termine, concretamente, come andiamo a seguire questi questa cornice strategica, insomma, questa strategia che abbiamo deciso, e poi a che condizioni e secondo quali regole nel quotidiano vado a operare, cioè sto per postare una cosa su Facebook, com'è che la posto, con che tono di voce, rivolgendomi a chi, interfacciandomi con quale altre organizzazioni, è meglio che io non parli con quelli lì del comune, perché sennò il mio target dopo pensa che io sono una cosa attaccata al comune, invece non è vero, per dire. E allora ci diamo queste regole che diciamo no, noi mostriamoci indipendenti. Ok, quindi partiamo dalle ambizioni. Le ambizioni sono abbastanza coincidenti con quello che di solito è, diciamo, per le vostre realtà è più facile pensare allo statuto dell'associazione, in cui a un certo punto devi scrivere gli obiettivi dell'associazione, perché è stata formata. Allora lì, quel giorno lì, a cosa stavate pensando? Stavate pensando alle stesse cose in cui state operando adesso? Avete scritto uno statuto un po' vago perché vi hanno detto che conveniva così? Insomma, riguardatelo e dite, ma queste qui sono i miei, diciamo, il mio fine ultimo dell'associazione è questo, il fine ultimo della mia organizzazione mi rappresenta. E in un certo senso, se devo sparare grosso, che cosa faccio io, perché sono qui, qual è la mia ambizione, no? Da qui a 5 anni, per dire, un orizzonte di tempo molto ampio, dove voglio arrivare? Bisogna stare attenti, perché coincide con lo spirito che c'è nel team di lavoro. Mm. Cioè, se tutti sappiamo che siamo qui per questo motivo, non perché voglio invitare Roy Paci a suonare e allora ho fatto una associazione. E voglio dire agli amici che comunque può andare bene, cioè uno statuto può scrivere voglio dire agli amici che voglio invitare Roy Paci a suonare, eccetera, e quindi crea una bella realtà basata sul bullarmi con gli amici. Questo un anche. Po' di sabbia, però. Però. L'importante è che sia definito, ecco, insomma. Ok. E quindi queste sono le ambizioni. Prendete quel foglio. Esatto. Quel fantastico. Allora, lì foglio. Avete due fogli in mano. Uno è il framework generale di digital engagement, che è quello che utilizzeremo per lavorare nella prossima sessione di giugno, 31 maggio, 1 giugno. Quello più complesso, dove c'è scritto digital engagement framework. Oggi ci occupiamo quindi della questo base. Qui ve lo diamo perché è interessante. Poi vedete che praticamente oggi prendiamo, appunto, come diceva Rosanna, la parte di base su cui si poggia tutto il resto. I perché. I perché, esattamente. Quindi sul primo, diciamo, livello di lavoro vediamo che ci dedichiamo fondamentalmente ai tre punti, no, che diceva Rosanna prima. Quindi esattamente. Allora, a differenza di ieri, oggi lavoriamo individualmente, nel senso che ciascuno di voi ha un'organizzazione di riferimento. Adesso non so se c'è qualcuno che fa parte della stessa organizzazione, può farlo insieme, sì. Anzi, è auspicabile. Oppure, ecco, li vedete diversamente, poi li confrontate, sì, se cioè, sono molto diversi lavorate potete insieme, nel senso che scrivete, poi confrontatevi, eccetera.
E sì, era assurdo pensare che vi metteste a ragionare su un'altra organizzazione. Ok. Sì, a e questo dopo... livello preferiamo, anche perché siamo anche un po' ridotti rispetto a ieri, quindi possiamo riuscire a, esatto, a lavorare individualmente. E dopo vediamo, se siete abbastanza bravi con la sintesi, possiamo anche pensare di condividere tutti, qualcuno, tutto sì, quanto, oppure ognuno si sceglie una cosa in particolare. Chi è particolarmente felice di quello che ha scritto, esatto, si offre e vediamo un po' di sentire con gli altri, vedere se siamo sullo stesso tipo di scrittura. Quindi, allora, si parte dalle ambizioni. La domanda a cui dobbiamo risponderci è: che cosa vorremmo che si dicesse per sentirci in linea con i nostri, con la nostra mission, con i nostri valori di fondo, della nostra strategia digitale, della nostra strategia di comunicazione? Che cosa vorremmo che ne uscisse tra 5 anni? Cioè, non cosa si dice domani che io ho aperto la pagina Facebook. Certo. Cosa vorremmo sentirci? Cosa vorremmo che fosse detto di noi in 5 anni, no? Cosa ci sentiamo di voler essere tra 5 anni? Questo è, diciamo, un punto di partenza. Cioè, dove sarete? Prendete ad esempio la vostra organizzazione, l'organizzazione che conoscete bene di riferimento, e cerchiamo di capire tra 5 anni che cosa è interessante, no? No, il vostro punto di vista, ma anche quello che le persone possono dire di voi. Quindi quello che voi pensate che possa essere l'immagine della vostra organizzazione, l'organizzazione che conoscete, tra 5 anni, che è un periodo abbastanza ampio. Cioè, per dire, il mio pubblico, le persone che frequentano il mio sito internet, ci andranno perché sanno che lì trovano sicuramente questa e quest'altra cosa, ma non concretamente. Trovano un approccio all'arte di un certo tipo. Trovano... Sì, per esempio abbiamo scritto un esempio lì: tra 5 anni la nostra organizzazione userà i canali digitali per aiutare i nostri pubblici a sviluppare una visione completa e curiosa dell'arte antica del nostro territorio, per esempio, no? Cioè, una visione abbastanza ampia in cui noi vogliamo utilizzare uno strumento particolare, ma anche, diciamo, un campo di strumenti per allargare la conoscenza del nostro territorio su un determinato ambito. Oppure saremo visti come il punto di riferimento per la musica contemporanea in Puglia, o vogliamo essere il punto di riferimento internazionale della musica pugliese. Questi sono degli esempi, no, di quello che voi tra 5 anni pensate di voler essere. Oppure vogliamo fare in modo che tutti gli operatori culturali che lavorano nell'ambito della poesia sappiano che nel mio sito posizionamento settoriale, no? Delle informazioni interessanti. Ok? 5. Più o meno chiaro? Pensate rispetto alla vostra organizzazione, scrivete giù la prima parte, il numero uno dello schema che avete. Solo il numero uno. Sì.
Allora, direi che avete quasi tutti finito. Se c'è qualcuno che è particolarmente convinto, noi raccogliamo 5 persone che ci vengono qui a raccontare cosa hanno scritto. Se no, le prendiamo noi di forza. Esatto, se no le prendiamo di forza. Volontari? Qualcuno che è anche un certo. Andrea, dai. Scappa? Sì, ah, no, nel senso. Ah, vi confrontate. Non chi è convinto. Chi è convinto, anche chi vuole fare un check, vedere, eccetera. Spirito di condivisione, ottimo. L'associazione si chiama La Bussola ed è un vecchio cinema. Ok. L'obiettivo è quello di diventare... diciamo, l'ambizione. L'ambizione è quello di essere un punto di riferimento conosciuto sia sul web che sul territorio, Salentino ovviamente, per eventi culturali e artistici, principalmente okay. teatro e musica, quindi parliamo okay. di questo. E nonché passaggio obbligato per tutti gli artisti di fascia media, in fascia media intendiamo di un pubblico che diciamo non superi i 3.000-4.000 persone okay. in Salento, quindi chiunque passa dal Salento deve venire a suonare da noi okay. o fare uno spettacolo. Ok, sì. Ah no, giusto, però è anche raggiungibile, cioè è un posizionamento, teatro, un'ambizione, diciamo, che lavorandoci bene... Salentino. Sì, ecco. Cioè non è che avete detto ogni volta che i Red Hot Chili Peppers arrivano in Italia devono venire alla Bussola. Nella realtà. Che uno potrebbe anche dire quello, Cioè se la sua ambizione è... realizzare una venue da concerti internazionali. Obbligata per musicisti di fascia media comunque. Dopo no, lo step dopo che vi chiediamo di fare, infatti riguarda gli obiettivi, e, sì, capire dal punto di vista degli obiettivi puntuali. Ok. No, penso sia comunque abbastanza ambizioso. Qualcun altro? Loro che erano pronti subito? Allora, non è ancora un'organizzazione, si propone di diventarlo. Il sito è, meglio. Il sito è quello di Professione Archeologo che Antonio e altri colleghi abbiamo creato. L'obiettivo è quello di diventare una piattaforma prevalentemente a livello nazionale, nella quale mettere in contatto il pubblico e privato e gli operatori del settore archeologico. Ok. In un sistema codificato di tutela e garanzia per creare opportunità di lavoro, visto che la figura dell'archeologo non ha un albo, non è tutelata, non okay. abbiamo dei tariffari, eccetera, eccetera. E quindi ci sembrava utile e necessario intervenire okay. in questo senso. Bene. Avanti, avanti. Tutela della professione per l'incontro tra pubblico e privato, anche domanda e offerta, incontro domanda e offerta, cioè che se uno è archeologo si iscrive al sito, va sul sito anche per cercare opportunità di lavoro, si propone, come cooperative, come l'associazione è quella di ieri, libertà e partecipazione, in realtà ha un duplice scopo, affrontare poi problemi che riguardano il territorio, cioè Casalano in particolare, ma anche il territorio in generale, e poi promuovere il territorio stesso, sia diciamo limitato ma anche al di fuori, quindi attraverso canali digitali, che può essere la creazione di un sito che esiste ma okay. che è ancora, quindi riqualificazione e valorizzazione, del territorio. Sì. Ok, allora la visione quindi è l'ambizione, sì, quella l'ambizione è far conoscere comunque la promozione, cioè sono due
cosa diversa in realtà. E aumentare la qualità dello spazio e la conoscenza, diciamo, del brand di quel territorio lì in tutta Italia. In tutta Italia, ma anche all'estero. In tutto il mondo. Adesso con questi far nuovi conoscere canali, il territorio di Casarano, sì. In tutto il mondo. Cercando allo stesso tempo di partecipare, aiutare la riqualificazione. Di aiutare, sì. Ok, quindi riqualificare, valorizzare Casarano in tutto il mondo. Sì, okay. Il territorio in generale. Il territorio. Provincia di Lecce, il Salento, sì. Comunque. Però un po' vaga. Al momento è limitato a Casarano. Ok. Perché... Okay. Sì. Miriadi. Due. Vediamo cosa avete tirato fuori. Allora, io vedo la mia organizzazione tra 5 anni come punto di riferimento per la comunità locale, quindi non mi spingo troppo oltre, rispetto alle buone prassi sull'ecosostenibilità. Ok. Quindi un modello. Comunità locale di Lecce. Lecce, okay. Sì. Chiaramente, se a Lecce si parla di ecosostenibilità, ci siete voi. Sì. Questo però con riferimento solo ed esclusivamente all'organizzazione di eventi estivi, quindi okay. Modelli ecosostenibili per i festival che qui si svolgono durante il periodo estivo. Okay. Complicato? Quindi sia con riferimento agli organizzatori, okay. Quindi un modello organizzativo da implementare in tutta la provincia, che con riferimento ai fruitori, che quindi sono chiamati. Cioè, quindi voi tra 5 anni vi vedete a gestire l'impatto ecosostenibile, insomma, di tutti i festival di Lecce. Non gestire, diventare un punto di riferimento per la cioè dire per a divulgare tutti, le buone pratiche. Per divulgare, quindi spiegare a tutti i festival del territorio di Lecce, Salento, possiamo sì, dire Salento. E non solo, io ambisco anche in ambito nazionale. Oh, è più ambizioso lui! No! Scusate! Cioè, questo voglio sentire. Allora, No, sempre nella cioè, qua la base sì, non, sì, non, sì. Con, non no, spinge. No, verso... un attimino concordare. Sì. Mi scusi, Presidente. Niente, quindi un punto di contatto anche rispetto alle reti che nel frattempo si sviluppano anche all'estero. Ok. Quindi portare anche buone pratiche europee. Okay. Qui nel Salento. Quindi portare, diventare diciamo punto di riferimento per il Salento e anche quindi punto di contatto del Salento verso sì. Il mondo in quello che riguarda l'impatto ambientale dei festival, dei delle manifestazioni. Esatto. Ok. Beh, diciamo che è un settore anche nel quale se riuscite ad avere un livello di importanza ampio a livello diciamo regionale, effettivamente ha ragione lui che anche crescere lì c'è. A livello nazionale sì, quello tra sì, 5 anni è l'ottica della rete perché già altre certo. Realtà poi si occupano di questo sui vari territori certo, quindi certo. Proprio per la complessità del settore della, certo. Sì, della realtà è meglio essere pragmatici qua. Sul territorio ok sì. Io sono sempre ottimista comunque ad Maiora esatto. Un po' gesuita allora e il quinto. Beh. Chiara. Esatto. Oh, ma questo è il momento di farlo, cioè non quando si scrive il budget, no? Sì. No, niente, tra 5 anni, come vedo la mia organizzazione, la vedo come una realtà molto riconoscibile sul territorio e differente rispetto alle altre, quindi con un'identità ben definita che o la ami o la odi, che fa progettazione culturale, comunque agisce e lavora, però secondo in base a dei valori e non è disposta a lavorare in altre logiche, quindi se... vuoi un certo prodotto, sai già che non devi neanche venire a bussarmi, okay. A bussare alla mia porta, molto radicata nel territorio, però con le antenne puntate altrove, in okay. Continuo miglioramento e in continua autocritica okay. Anche del territorio e di quello che facciamo noi e di quello che si fa fuori per migliorare. E niente, perché...
con un'immagine ben definita in cui fare cultura, fare progettazione è solo un tassello di uno sviluppo sostenibile del territorio per migliorare la qualità della vita di tutti e non per fare cultura. Ok, quindi voi volete essere quelli che fanno la progettazione culturale in Puglia? Possiamo dire? Vabbè, mo non mi fare dire cose che poi chi mi guarda a casa uno, dice stai andando. Questo è il momento di dire delle fesserie, quindi okay, va benissimo. Sto dicendo delle fesserie. Ecco, allora, se sei in streaming, poi dopo, sì, adesso tutti quando torni a casa. No, una realtà riconoscibile di gente che se si impegna, che vuole. Culturale in Puglia, pensa a voi. Se la vuole fare in un determinato modo, sì. Se la vuole fare in un altro modo, sa già che non... Professionale. E etica professionale. No, non dico professionale. Sì. Va bene, dai. Va bene? L'accettiamo. Si vergogna un po', eh. Non, Adesso facciamo anche la foto, così. Esatto. Schedata. Ok. Potete andare anche oltre, nel senso cercate di capire appunto nel vostro modo di agire, nella vostra organizzazione, quello che vuole rappresentare la vostra organizzazione, se proprio va al massimo della fortuna, va tutto bene, si riesce a fare, che cosa si può arrivare a fare, che impatto sulle persone, sul vostro territorio, sul mondo voi potete avere, sulla nazione. No? Cioè, questa è a livello mondiale, perché no? Se uno si occupa di un settore ben specifico, nessuno gli vieta di pensare in quella maniera. Poi, chiaro che non è che uno poi va in giro a dire io voglio diventare il punto di riferimento al mondo per l'organizzazione dell'impatto per la gestione dell'impatto ambientale dei festival. Però lo spirito con cui tu fai le cose è per arrivare a essere il migliore al mondo che fa quella cosa lì. Ok? Perché poi dopo magari per questioni che vengono dopo, cioè tipo organizzativo, gestionale, anche dire delle risorse, economico, io mi organizzo per rendere sostenibile un altro livello. Però non è che perché sto agendo su un territorio limitato la mia ambizione non può essere quella di avere un respiro totale, no? Su quello che sto facendo. Quindi va bene. Cioè, questa è diciamo, la parte della mia progettazione in cui io devo avere in mente quella visione lì, che quando dicono le miriadi o dicono 34esimo fuso, dicono, beh certo, quelli lì che fanno la gestione culturale in Puglia. Ci organizzo un convegno, no? E devo confrontare diverse strategie, diversi modi e approcci al cultural management in Italia, chi chiamo? Beh, chiamo questi e quei 34esimo fuso che in Puglia sono... Cioè, no, devo pensare che il mio posizionamento può arrivare a essere così. Da qui, anche perché domani, tra 5 anni, se io sto facendo un lavoro ottimo per 5 anni e non riesco a ottenere questo, vuol dire che lo sto comunicando male, no? E quindi... Cioè, facciamo un esempio sulla nostra pelle, lo facciamo? No, questo è un esempio, oddio, facciamo un esempio sulla nostra pelle, mi no, siedo, vediamo. No, noi siamo nati come associazione, ci chiamavamo sì. BAM Bologna Art Managers. Esatto. Avevamo una visione più ristretta probabilmente di quello che però fare. Però di voler lavorare a Bologna. Di voler lavorare a Bologna, di voler lavorare su quei temi, poi dopo un po' ci siamo accorti che... Forse Bologna era stretto e forse quei temi non erano rispecchiati dal nostro nome. Sì. e quindi abbiamo cambiato nome. Cioè, è rimasta la matrice originale, però abbiamo tolto la parte locale, perché avevamo cominciato a lavorare un po' da tutte le parti in realtà. Quindi anche quando cominci a progettare, no, la tua realtà, eccetera, è andata bene. Pensavo, chissà, adesso, chissà cosa dice. Questo senso di ambizione comunque ti dà un posizionamento, no? Ti dà, cioè poi lo vivi nella maniera in cui comunichi, in quello che dici, nelle parole che usi per descriverti, eccetera. Quindi banalmente, chiamandosi Bologna Art Managers. A Modena è difficilissimo lavorare, per esempio. Delle ambizioni. Lecce Art Manager, vai a Bari a proporti. I Bari Art Manager sarebbero uguali a noi, quindi non possono. No, volevo dire che avevamo delle ambizioni che non
cioè contattare gli artisti che ci contattavano in continuazione. Sì, cioè, sì. Rispecchiavo delle altre delle cose, esatto. Non... Vabbè. Quindi anche questo discorso qui non è un discorso statico, no? È qualcosa che si rimette in gioco di volta in volta, che si capisce di volta in volta, però è veramente la parte, il momento, se voi vedete questo foglio qui, no? Che è fatto da tante caselle, è il momento tra tutte queste caselle in cui tirare fuori tutto quello che può succedere, in cui darsi un'idea di come si può essere felici e soddisfatti rispetto al proprio progetto. Passiamo allo step dopo, dove invece basta, cerchiamo di essere, esatto, di concretizzare. Cioè, in realtà, rispetto a quello che abbiamo appena detto, come si va a concretizzare, no? Come si va a definire, come si va rispetto anche al settore, alle azioni, diciamo non alle azioni, ma agli obiettivi, finalmente, come vado a definire degli obiettivi partendo dalla base di ambizione, di mia ambizione, di risultato finale, di outcome finale che ho descritto. Avete la vostra colonnina. E qui ritorna fuori smart. Esatto. Qui è il momento di essere smart nel senso di prima. Esatto. Quindi, misurabili, time bound, quindi calendarizzati, cercare di capire, no? Di essere chiari, comprensibili, rilevanti. Quindi, cioè, tenete anche conto della variabile tempo, cioè nel senso di, stiamo ragionando sui 5 anni, nei primi 2 anni voglio raggiungere questo obiettivo. Ne avete un buon numero da scrivere, quindi... Da 3 a 7. Quindi, giù. Allora, diciamo... Mentre scrivete vi do fastidio e, questo tipo di cose che stiamo facendo adesso sono tendenzialmente le cose che poi finiscono nelle parti di descrizione generale del sito, nelle brochure, nei materiali identitari, no? Questo fa sì che realizzare una prima brochure di descrizione aziendale ci vogliono 2 mesi, perché mettere d'accordo tutti quanti su che cosa scrivere lì dentro è molto difficile, no? Quindi l'esercizio che state facendo non è semplice, molto generico, ma non è semplice. Noi per mettere insieme quel quadrotto che trovate in giro ci abbiamo messo 2 mesi, realmente. Siamo dovuti andare in trasferta a Monte Renzio con delle teglie di pappardelle al cinghiale, così 3 giorni e 3 notti. E avevamo un po' una bozza della brochure. Ed è servito anche molto sangiovese, quindi c'è. Anche perché digerisci tu le tue pappardelle al cinghiale senza sangiovese, è una necessità fisiologica.
Il governo Letta, sì, adesso. Avremo delle brochure meravigliose del governo Letta. Sì, sì, nel monastero, sì, sì. Vi disturbo ulteriormente dicendo che questi fogli vi tocca poi tenerli per la prossima esercitazione, perché li utilizzeremo, sarà la parte da cui partire, li faremo rifare a chi non, chi sarà la prossima volta che non c'è stato oggi. Però ve li chiediamo per poterli scansionare e eventualmente, non adesso, cioè ve li tenete, però mandateceli se volete avere delle correzioni. Così riusciamo anche a darvi un feedback se gli obiettivi sono stati scritti bene, che cosa è stato scritto bene, che cosa no. In questa maniera comunque un po' utile anche. Chi viene? Ma mi sembra che sia una boccia ferma, ma quasi insomma. Tutti lì davanti. Chi è che ha finito alzata di mano? Nessuno. Chi è che stava ascoltando? Chi è che ha finito? Lui ha finito? Qualcun altro ha finito? Lei aveva finito prima, tanto guarda che tocca a te, sai, non ti leghi. Stamattina quando mi sono alzato. Va bene, dai, cominciamo. Ma vi devo dire anche il pezzo di prima, se no non c'è senso. Sì. Allora, la situazione è vulcanicamente. Il sogno è tra 5 anni essere un punto di riferimento per tutti i giovani salentini che vogliono fare un'esperienza di formazione all'estero, o per per parecchi giovani di altri paesi europei che vogliono venire a fare un po' di formazione all'estero. Un'esperienza, diciamo in generale, di dialogo interculturale, intergenerazionale, quindi ha sia attività sul territorio che scambi. Quindi gli obiettivi, ovviamente un numero sempre maggiore di progetti approvati in modo da poter essere noi per primi organizzazione inviante. Poi una rete territoriale potente sia a livello mediatico che poi di supporto logistico. Quando fai un progetto qui, avere il supporto di altre associazioni che ti diano sia spazi che una collaborazione non può che arricchire. Una bella rete di partner solida, con un bel accordo di partenariato. Che internazionale, forte, solida. Okay. Tanti loghi. Esatto. Una comunicazione efficiente sia sulle iniziative nostre che sulle altre opportunità. Cioè il fatto che il sito, la pagina Facebook diventi un portale non solo per vedere che facciamo noi, ma per vedere tutte le opportunità. Okay. Per partire, per formarsi. Se uno vuole fare qualcosa, perché si iscrive alla vostra newsletter. Giorni, sì, perché comunque una svolta, e ci va a vedere, a anche vedere che cosa non c'entra fare, niente con noi, la trova. Qualcosa trova. Okay. Esattamente, e poi ovviamente se deve partire a ricercare qualcosa sugli scambi internazionali, parte dal vostro sito. Esatto. Perché sa che
e quindi guadagnare la fiducia da parte dei giovani e delle altre associazioni è fondamentale, e dopodiché lavorando sulla formazione, una continua formazione anche dello staff. Certo? Ok, ok, sì. Quindi, il primo e l'ultimo. No, l'ultimo è una continua formazione continua dello staff, e il primo era obiettivo. Un numero sempre più grande di progetti approvati. I progetti, tu intendi dire progetti europei? Scambi, progetti europei, sì. Cioè, al di là dell'informare su quello che c'è, essere noi i primi a dare la possibilità a trovare i soldi per fare. Make it happen. Scegli tu. Davvero? Scegli tu. Chi massacriamo? Davvero. Il sindaco. Sindaco? Si riconosce ormai. Sindaco di Lampedusa. Sindaco di Lampedusa. Ah, vai, sindaco. Viene, certo, viene. È stato chiamato all'ordine. Devo venire. Eh sì. Sì. Adesso i conti fuori. Esatto. Allora. Anche tu, prima l'ambizione e poi... Beh, l'ambizione era quella lì della bussola. Ah, sempre la bussola, ok. Della bussola. No, no, non sono Lampedusa. Oggi nella veste della bussola. Sì, ieri era più istituzionale. Senza fascia, infatti. Senza fascia. Allora, come obiettivi ci siamo posti la creazione di relazioni con musicisti, artisti, produttori salentini. Quindi creare delle relazioni, questo nei primi 5 anni ovviamente. Okay. Quindi conoscere, incontrare, parlare, sì. Almeno X, eccetera, eccetera. Ok. L'obiettivo è quello di raggiungerne il più possibile, quindi avere una copertura territoriale, sì, nel corso di 5 anni ovviamente. Poi il secondo obiettivo è, diciamo che potrebbe essere figlio del mapping, quindi una creazione di un network di collaborazione con offerte simili alla nostra, insomma, quindi creare okay. Network. Cioè invece che competere, sì, con collaborare gli altri, sostanzialmente. Fare anche lì parole fighette del marketing, della competition, sì. Cioè della competizione che un po' c'è, però si collabora, sì, anche, sì, sì. Per il, come il Jazz Festival che avevamo sì, ieri, perfettamente, come condividere quello, sì, costi, sì, sì. Eccetera. Sì. Okay. Quindi accordi di partnership con sì, anche altri con anche teatri, altri. Altre cose. Quindi ampliare ed implementare l'offerta in base all'analisi, diciamo, etnografica e le risorse, le risposte anche, scusi, del locali, quindi sostanzialmente ampliare l'offerta culturale, quindi non basarsi soltanto sull'aspetto musicale, ma anche teatrale, artistico. Ampliare i generi. I generi, sì. Quarto punto importante, potenziare e fidelizzare i clienti e gli users, quindi creando ad esempio dei soci, creando una carta socio, okay. Quindi che possa una tessera di iscrizione, l'abbonamento alla bussola, sì. O queste cose, sì. E ampliare la base di abbonati, certo, comunque certo. Avere lo zoccolo duro da cui partire, esatto. Per poi ampliare, esatto. Sperando di non diminuire quelli che hanno la pin, la spilletta sulla borsa, sì, vero, sì. O l'adesivo. O l'adesivo sull'azienda. Quindi poi in prospettiva, diciamo, nazionale, iniziare ad allargare l'offerta attraverso collaborazioni con altre realtà italiane sostanzialmente, quindi aprendoci verso la nazione Italia sostanzialmente. Quindi accordi di partenariato con il tal club, sì. La tal sì. Centro culturale, anche eccetera. Con l'Umbria Jazz, con il festival, Blues, cioè, insomma, esatto. Con altri, okay. Con festival. Ok, scegli tu chi viene dopo. Devo fare il cattivo della situazione. Assolutamente sì. Carico un po' Anna. Di... Tac. Sembro il professore che esatto. Interroga. Eri con gli occhi bassi, quindi non è preparata. Ti ho Allora, ambizione, chi siamo innanzitutto? Siamo un tour operator di vacanze sportive. Ok. Okay. Ma io l'ho fatto limitatamente, diciamo un'ambizione limitata all'ambito digitale. Cioè okay, ho preso, sì, insomma. Perché ho frainteso, pensavo che fosse... No, sì, è digitale. Sì, esatto. Quindi, ecco, pensavo fosse così. Sì, sì.
E quindi l'ambizione è diventare il punto di riferimento delle vacanze sportive in Salento e in Puglia, direi, e quindi sviluppare questo attraverso canali digitali il coinvolgimento attivo degli utenti turisti utilizzando delle azioni precise, cioè giochi, contest, cioè proprio okay. un coinvolgimento attivo che generi e trasmetta lo spirito dei nostri tour prima di farli, quindi proprio okay. incuriosire, diciamo già avere un posizionamento di brand molto chiaro sì. in cui se io voglio fare le vacanze in Puglia e fare delle vacanze sportive intanto so che devo venire da voi esatto. e non da qualcun altro esatto. e poi se le voglio fare in quella maniera particolare in cui succede questo, questo e quest'altro già capisco il tipo sì. di approccio esatto. che, già avere un brand molto riconoscibile sì. nell'ambito delle, esatto. delle vacanze sportive ok. Gli obiettivi è beh, innanzitutto l'aumento di utenti sia italiani che stranieri sui okay. canali digitali. Quindi sviluppare questi percorsi di coinvolgimento, quindi io ho previsto nell'arco di, del primo barra secondo anno, che già è tanto insomma, perché, sì, insomma. Sì. E inoltre creare un archivio di nominativi okay. con i, cioè sulla base dei quali poi poter utilizzare, cioè poter sviluppare delle azioni di newsletter, mailing list, cioè le azioni collegate, quindi anche avere dei feedback, insomma, e anche stabilire delle azioni, anche dei, dei rapporti di fidelizzazione. Ok. Okay. Ci siamo? Sì, tre. Va bene. Tocca a te, scegli un po'. Ah, scelgo... Siccome è Beatrice che guarda lì in basso. Beh, sì, allora... No, non vale così, sì, ci no, sento vabbè, io. Sì, vabbè, vabbè. Ti devo dire anche le ambizioni? Sì, perché tu prima non l'hai detto. Così almeno allora, gli altri vedono il rapporto. Intanto parliamo di un festival fotografico urbano, cioè fuori dagli spazi istituzionali, che puoi chiamare festival urbano. Okay. Con grande creatività. No, giusto. Sì, nel senso che no, sto cominciando a ragionarci adesso, per cui certo. è tutto in fieri. Allora, quasi pronto. Quasi pronto, esatto. Le mie ambizioni erano, partendo dal presupposto appunto che ci sleghiamo dagli spazi istituzionali di esposizione culturale in senso stretto, è fatto di contaminazioni in città, cioè vorrei coinvolgere anche la cittadinanza, molto partecipato. Sì, e l'ambizione? Le ambizioni erano che venisse riconosciuto il mio festival come esempio felice di contaminazione delle diverse forme artistiche coinvolte nel territorio urbano, perché con gli anni io vorrei allargarmi okay. Dalla fotografia anche ad altri... Quindi è un festival di fotografia? È un festival di fotografia, sì. Ok. Anche ad altri settori artistici. Ok. Arte che entra in città, con coinvolgimento della comunità cittadina urbana. Ok, quindi tu non vuoi diventare un festival internazionale di fotografia riconosciuto come tale, ma un festival urbano riconosciuto, diciamo, come racconto sì, della città o delle città. Che lavora molto sul territorio, cioè il territorio a cui si rivolge, chiaramente circoscritto, deve partecipare molto. Quindi di racconto di questo territorio. Di questo territorio in questo caso, okay. del territorio preso in esame. Quindi la tua ambizione è che se uno vuole raccontare qualcosa su Lecce, vuole parlare del Salento, vuole parlare o vuole trovare un momento per discutere dello sviluppo territoriale di quest'area, viene da te? Partecipa al tuo festival? Non proprio, è abbastanza, cioè vorrei che si slegasse dal concetto di Lecce, di questa città in particolare. Vorrei okay. che si ragionasse sulla possibilità dell'arte fuori dai musei. Ok, non è chiaro. Non è chiaro. Quindi, vabbè, vediamo gli obiettivi, vediamo se... Non so, voi... Avete le domande? Cosa dite? Adesso avete capito? Per voi è chiaro. Cambiare di spazio, cioè... Fare in modo che l'arte esca dai musei, in particolare la fotografia. Cominciare con la fotografia, poi io con gli anni vorrei allargarmi alla performance, alla street art, a forme artistiche che coinvolgano la città. Esatto, predisposti agli allestimenti okay. istituzionali culturali. Cioè come c'è il festival di danza urbana che fa la danza nei paesaggi esatto. urbani, tu puoi fare il festival urbano che mette l'arte nei paesaggi urbani. Sì. E che... ok. Mm?
Quindi vuoi essere riconosciuta a livello internazionale come uno dei più importanti festival che parla del rapporto tra l'arte e la città? Sì, facciamo così. Ok, beh. Ecco, così si capisce. Ok. Vabbè. Potrebbe esatto. essere anche itinerante, esatto, puoi esatto. farlo a Genova sì, l'anno sì, prossimo. Sì, sì. Ok. Vabbè, gli obiettivi quali sono? Incoming culturale sul territorio di riferimento. Poi ci avevo messo immediato, quindi già nel primo anno, perché si percepisca la connessione tra le arti e la città, con il coinvolgimento anche di spazi commerciali, di spazi urbani non prettamente culturali. Non ho capito, l'obiettivo è che si capisca il... Che si percepisca la potenzialità della connessione tra le arti e la città. Okay. Cioè l'arte in città vorrei che fosse un concetto di cui la cittadinanza fosse più consapevole. Ok. Quindi l'obiettivo è aumentare la consapevolezza del rapporto tra arte e città? E città, sì. In particolare appunto partendo dalla fotografia. Ok. Però davvero usando la fotografia come mezzo di scoperta del territorio. No, no, certo. Ok, quindi aumentare la fruizione del territorio attraverso una forma d'arte. Okay, no, sono delle cose, ti sei messa delle cose complicate da spiegare. Quindi aumentare la comprensione dell'arte come strumento di comprensione del territorio? La comprensione del territorio attraverso l'arte. Ok. Cioè, come se fosse un percorso... turistico, anziché si va, il percorso è per dire attraverso le chiese, attraverso gli spazi okay. commerciali urbani, quindi si fa attraverso i percorsi di questa mappa okay. Artistica, che è la mappa della città, in cui ognuno viene a trovare l'esposizione, quindi okay. nel frattempo scopre la città. Quindi l'obiettivo è che i turisti si accorgano che c'è dell'arte oltre al tessuto urbano. Sì, è che ci sono degli spazi non propriamente culturalmente rilevanti che invece hanno un valore esatto, rivalorizzati. Sì. Che sia un turista quando arriva si accorge di determinate cose sì. cui adesso oggi non si accorge. Si accorge di un angolo sfigatissimo di quel palazzo dove io ci piazzo una foto perché mi sta piacendo e però che figo quest'angolo. Visto così, sì. Ok, va bene. Sì, diffusa. Va bene. Poi? Cos'altro? Chiaramente partendo da un coinvolgimento degli artisti che io seleziono che sia di qualità. Ok, quindi questo è facile. Alto livello qualitativo degli artisti coinvolti. Alto livello qualitativo. Va bene. Ok. Certo, la selezione, però poi dire. La selezione? Capire cosa è qualità. Beh, sì, chiaramente nel mio team io presuppongo di avere competenze specifiche Vabbè, nel basta settore. Basta che abbiano, cioè uno poi lo può definire suo, non è che deve essere la definizione generale del mondo, Beh, però sì. per me alta qualità vuol dire che hanno esposto in almeno premi. Musei, hanno vinto almeno questi premi o cose di questo tipo. Cioè sì. è chiaro che è una definizione relativa. Strumentale a questa cosa. Okay. Poi che succede? Succede che una delle difficoltà maggiori che io sto avendo è quella di avere risposta da questi spazi pubblici che dicono perché io dovrei esporre la tua fotografia sulla mia facciata. Un domani io vorrei che fossero gli spazi commerciali, che fosse la città a chiedermi okay. di poter rientrare nel mio percorso artistico. Quindi questo è facile, aumentare gli spazi che richiedono di partecipare questo. Al festival. Non sono proprio pragmatica io. No, beh. Finito. Allora, no, ma ti ripeto, tu hai in mente, questo è un momento no, di condensazione quando uno deve scrivere queste cose qui, perché si rende conto che tante cose che sono chiare nella sua testa, puoi metterle in realtà per iscritto e farle capire agli altri,
non è assolutamente facile ed è un momento molto interessante perché è quello in cui si generano poi tutto il vocabolario, certo, che uno utilizza per promuovere e fare il progetto, quello che deve utilizzare per spiegarlo e farlo capire agli altri. In questo caso, per esempio, noi abbiamo provato ad asciugare un po', no, le idee che tu buttavi giù, però ci sarebbe da lavorarci ancora, sì, perché sì. Quelle che tu hai detto sono anche, non so come dire, tra le ambizioni, c'era qualcosa di ambizione, qualcosa di valore, qualcosa di obiettivo molto generico, invece in questo caso bisognerebbe, non so, per dire questa cosa qui, o la rivalorizzazione di alcuni spazi che altrimenti non vengono concepiti come spazi di valore, quindi aumentare il senso anche di dignità di alcuni spazi urbani, è una cosa che tu puoi magari cominciare a dire, aumentare il transito di persone in quel determinato spazio, aumentare la conoscenza di questo determinato spazio, per cui io faccio un questionario con 5 spazi di Lecce che hanno un nome, tipo via quello, piazza quell'altro, o angolo tra, o palazzo X, e chiedo a quanti lo conoscono prima e dopo l'evento, e dopo, sì, c'è un aumento di tot persone che lo conoscono grazie, sì, a, sì, questa, sì, visione, sì, collaterale che tu hai dato, che è un processo artistico, eccetera. Però non è il processo artistico stesso, no? Quindi il tuo obiettivo non sarà aumentare la relazione tra l'arte, ma dargli una declinazione pratica, che poi vuol dire anche, cioè, grazie, diciamo, a questo rapporto particolare che tu hai creato, sei riuscito a ottenere anche questo obiettivo, questo risultato un po' più pratico, non perché quello non sia pratico, ma più misurabile, diciamo, sì. E quindi di ogni idea, no, bisogna cercare di estrarre a fatica e a, certo, sangue, la parte più misurabile, più condensata. Bene, adesso, dato che... No, scegliene tu un altro. Io. Puoi vendicarti, poi è l'ultimo, è quello che non si può vendicare. Non so chi non ha parlato. Ah, lei non ha parlato. Chi è che non ha parlato? Alzi la mano chi non ha parlato, non si nasconda facendo finta di scrivere. Chi è che non ha parlato? Nessuno, c'è della gente che non ha parlato. Ah! Anche lui non ha parlato, effettivamente. Eh? C'è anche il sindaco di Lecce qua. Che... No, perché davvero poi parlarne aiuta. Vi ricordate prima quando si diceva l'introduzione del piano di marketing? È un momento di condensazione perché ti costringe a capire. Stiamo, esatto, sempre per usare termini fighetti. Beatrice. Ragazzi, chi vuole venire? Avete parlato tutti? Sta mangiando lei, che fa? Dai, qualcuno che non sia venuto ancora. Vedi, così capisci tutta la... Lei, scusami, sei stata eletta. Sei stata nominata. Lei deve essere una persona molto buona. Lei? No, lei. Lei ha scelto lei perché sa che non si vendicherà mai. Ah, ok. Anche perché è l'ultima, quindi non può scegliere un'altra. Okay. In realtà gli obiettivi non sono completi, me ne sono fermata a 3 perché poi cominciavo ad avere... E poi ci spieghi perché. Allora, quindi la... Siamo a 34esimo fuso, quindi il punto di riferimento nella progettazione, la progettazione mondiale. Allora, pensando a quali sono i prossimi step dell'associazione, i primi due obiettivi quindi sono molto... in relazione con quello che dovremmo fare da qui a un anno. Quindi il primo obiettivo... Loro sono dei concorrenti, noi siamo dei competitor. No, quindi era un fidelizzare e coinvolgere il pubblico del territorio ai musei della provincia di Lecce, quindi relativo al progetto che dovrebbe poi, okay, partire. Quindi creare un maggiore coinvolgimento, un senso di appartenenza. Quindi ottenere dei buoni risultati nei primi progetti. Esatto, cioè il progetto che dovrà durare un anno, quindi come risultato del progetto vorremmo quantomeno aver fatto passare l'idea che funziona, che il museo è qualcosa, sì. E poi d'altra parte, quindi bisogna lavorare, quindi avere come obiettivo anche le istituzioni culturali, in questo caso anche i musei, perché si avvicinino quanto più possibile ad una visione della cultura più partecipata e condivisa, cosa che ancora in molti casi qui nella provincia di Lecce non succede. Quindi fare... Allora, proviamo. Questa visione. Andiamo... Come ci arrivi? Questa...
ragioniamo, facciamo un po' di maieutica. Che vorremmo mettere, allora, mettere in pratica. Quindi per esempio, come la misuri pubblico. Questa cosa qui? Come la misuro? No, nel momento in cui nel momento in cui in qualche modo l'istituzione sente il bisogno effettivamente di del coinvolgimento del pubblico del suo territorio, con la domanda che può venire dall'istituzione, cioè da qui ad un anno, se l'istituzione ti manifesta un interesse per poter organizzare o fare qualcosa per il pubblico del suo territorio, magari un'istituzione che fino a un poco prima non ne ha organizzato, non ha fatto assolutamente nulla. Quindi aumentare i clienti. Quindi questa visione deve essere delle istituzioni. Questo tipo di visione, sì, questa da parte dell'istituzione, cioè dalla parte del pubblico il fidelizzarsi e sentirsi parte dell'istituzione culturale, da parte dell'istituzione invece avere una visione di cultura partecipata. Quindi in un certo senso devono andare di no, qui devi, cioè, il discorso è che devi condensare, no? Quindi allora, qual è il tuo obiettivo qui? È fare in modo che ci sia un linguaggio comune che permetta alle istituzioni di capire il valore dei servizi che potete offrire voi, no? Questo esatto. È il concetto. Quindi noi dovremmo essere un po' il tramite. L'idea, staccati un attimo dalla parte più valoriale, no? Cioè, infatti è stata quella la difficoltà, ecco. Nel senso che poi mi sono bloccata perché effettivamente stavo cominciando a fare un riscrivere... Sì, e quindi stavo sporando all'interno dei valori. Esatto. Quindi non diventavano più. Allora, obiettivi. L'obiettivo non è questo, l'obiettivo è coinvolgere almeno X istituzioni culturali della città in progetti di comunicazione o di partecipazione. In una prima bozza io avevo dato un 50% sul 100%, cioè su 100 musei, esagerando, sì, insomma, vabbè. 50. Io voglio nei primi 5 anni aver lavorato con almeno la metà dei musei del mio territorio a progetti di partecipazione. Sì. Questo è un obiettivo, no? Cioè, che poi puoi vedere se è vero o no, in quanto l'hai raggiunto, se non è vero, eccetera. Esatto. Okay. E poi in ultima analisi, cioè un ultimo obiettivo in realtà, dopo aver fatto la mappatura di cui si parlava all'inizio, sì, per capire un po' qual è la situazione del territorio, aver creato anche un network, una sinergia tra gli operatori culturali che ci sono sul territorio, che magari hanno delle sfaccettature o degli ambiti di riferimento leggermente scostanti dai nostri, che magari possono essere più identificati con i musei. Diventare come un punto di riferimento anche per l'aggiornamento professionale in questi campi, e quindi aver coinvolto almeno X operatori culturali della zona in momenti di aggiornamento professionale. Sì. Ok, grazie. No, è questo, cioè il cercare, no, di passare da una parte più generale e diciamo anche valoriale, staccarne l'obiettivo pratico che poi io devo cercare di inseguire e poi dopo anche di misurare, vedere se sono riuscito a fare qualcosa. Okay. Non so se Chiara ha qualche altro Chiara obiettivo. Chiara stava facendo i fatti suoi, quindi non no, lo so. No, stavo commentando. Allora, cosa dici? Chiara non è d'accordo. Allora, vieni, Chiara adesso si alza, facciamo così. Che no, secondo me il primo anno a portare a termine nel migliore dei modi il progetto, dando costantemente il punto di partenza ai risultati, cioè cifra anche la mano, dimostrando che due persone con quei soldi, con quelle risorse hanno fatto questo e quello, hanno sbagliato questo e quello, e quindi nel secondo anno mostrare, cioè fare cassa di tutti gli errori, colmare come organizzazione tutte le lacune, creare però un'organizzazione più grande, quindi un obiettivo di crescita aziendale, quindi poi dal secondo anno iniziare sia a proporsi all'esterno sia a sviluppare progetti propri, parallelamente magari con un'attività di mentoring. Per esempio c'è un altro progetto della regione con realtà già avviate e che possano farti fare il salto di qualità, mettendosi sempre in una condizione di umiltà, però rispetto a qualcuno che davvero ti può insegnare a fare quello in maniera diversa. Quindi lei associa alla positività, diciamo, di chiusura del progetto anche un altro obiettivo di crescita professionale.
Sì, cioè nel senso, con in un anno con queste risorse, con queste condizioni, non si possono fare miracoli. Si è fatto questo, abbiamo sbagliato questo e questo. Noi come organizzazione mostriamo anche che abbiamo sbagliato e come si può migliorare. Quindi, cioè, mostrarsi pure come una realtà trasparente e che può portare alla crescita l'istituzione culturale e l'istituzione proprietaria di quel bene, che sì, tipo far lavorare, tipo potranno far lavorare in questo modo pochi, che però fungeranno da legittimatori del tuo operato, certo, rispetto poi a da lì a 5 anni. Certo. È interessante perché avete ragionato su, diciamo, su variabili diverse, della quindi tutti obiettivi, certo, che possono stare insieme. Sì, cioè, sì, sì. No, no, infatti, tra l'altro... Non è vero che non era da no. No, 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 nessuno voleva minare la vostra... c'è tutta questa armonia di stamattina, per carità. Però è vero, ha fatto bene lui a gridare, perché in realtà tu pensa adesso cosa significa che voi avete tirato giù questi obiettivi nel modo di lavorare di quest'anno. Cioè, adesso siete entrambe consapevoli che l'obiettivo di crescita professionale e di diciamo raccolta di informazioni deve essere perseguito. Quindi tutte e due farete molto più attenzione a questa cosa. Se non fosse stato scritto e concordato inizialmente, non ce l'hai in testa. Quindi, ok, quindi... Interessante. Mettetelo nei ringraziamenti del... Ne può venire un altro o abbiamo... No, no, basta. Peccato, Giovanni. Questo punto è il primo della prossima volta. È andata bene, ma per quello lui, vedi la strategia. Allora, chiudiamo con... che ore sono? 12:40. Allora ce la facciamo benissimo. Dove finalmente potete arrivare a fare qualcosa che non sia così condensante e scrivere i vostri valori, che sono quelli che dovrebbero cercare di guidare la vostra organizzazione. Quindi quali sono i valori che volete comunicare, che vi rappresentano, e in inglese è più chiara questa cosa, the values you stand for, che rappresenti, ma anche che difendi, che per cui puoi, esatto, alzarti in piedi appunto quando e opporre resistenza quando vengono attaccati, no? Quindi adesso ho fatto una perifrasi per dire una cosa in realtà più semplice. Però non in linea generica come abbiamo visto prima, ma sul quotidiano, cioè sul lavoro di ogni giorno, quando si interviene con una comunicazione bisogna averli bene in mente per capire se stai dentro quelle linee guida, quelle regole che ti sei dato tu insieme alle altre persone con cui lavori. È anche un livello, diciamo, un po' più basso, cioè del genere che una volta che hai i valori, che hai gli obiettivi principali, hai le ambizioni e tutto il resto, anche se c'è un collaboratore, uno può anche intuirlo quali sono le guideline. Sì, quali sono le linee guida, insomma. Cosa serve questo? Se uno ha per esempio come valore l'informalità e l'apertura, no? Quando comunica, quando decide su che canali comunicare, con che tono comunicare, ne deve tenere conto. Non può esprimersi in maniera totalmente informale e anche totalmente formale, e anche nelle situazioni più formali dovrà fare in modo di far passare un suo posizionamento in questi valori. Anche se viene invitato a riferire all'assessorato alla cultura della regione in un'occasione ufficiale, dovrà stand for, no? Difendere il valore dell'apertura e dell'informalità, perché secondo lui sono valori importantissimi per lo scambio di informazioni, il fare rete, la fluidità delle reti, e quindi anche in quel caso lì dovrà comunicarsi, perché sta rappresentando anche la propria organizzazione, in modo da far passare questi valori. Se uno deve far passare il livello dell'affidabilità delle informazioni che dà, deve stare attento sempre se va a condividere un'informazione da qualcun altro, citare, che quella informazione lì sia vera, oppure citarlo e double dire, check, no? Cioè, esatto. Si dice che, e allora quando si dice che, comunque dici che è un'informazione che hai ottenuto così. Se non è, esatto, oppure se vuoi citare un'informazione non affidabile,
dire che non è affidabile, no? Cioè dire che magari astenersi dal farlo per quella ragione lì. Cioè, questi valori non stanno appoggiati lì e non se li diventano pratica quotidiana. Luca oggi pomeriggio non so se ve ne parla, ma anche il rapporto tra la mission e diciamo anche rispetto al vostro nuovo direttore e quant'altro, tra l'operatività quotidiana e quello che viene dichiarato come missione del museo è forte, no? Cioè diventa legge. Se ne parlerà fino alla noia. Benissimo, così siccome noi li abbiamo annoiati per tre sessioni di seguito, tu gli dai il colpo di grazia sul collo e la facciamo finita dopo. Ok, quindi pensateli anche in riferimento a questo, cioè se sapere che cosa può essere detto, che cosa non può essere detto, cosa può essere fatto, cosa non può essere fatto. Pensate quindi a degli aggettivi, poi andate un po' a descriverli, perché li possiamo capire. Magari uno scrive un aggettivo e la descrizione è diversa da quella di un altro, cioè ci sta dietro qualcos'altro. Ok, via. Come siamo messi? Ale. Abbiamo finito? Chi è che ha finito? Allora. Siamo pochi. Questo qui è diventato altissimo, non so se c'entra qualcosa col video del computer. Questo è diventato altissimo. Non so se è lo stesso master. Così? No, così va bene. Ok. Valori. Allora, però ci devi adesso ricominciare un po' da capo perché... sì. No, allora, gli obiettivi possiamo saltarli, diciamo così. Dici chi sei e l'ambizione, diciamo, la tua organizzazione e poi che valori difende e sostiene. Allora, vabbè, sono sempre Bande Sud, il festival di bande musicali. Dunque, abbiamo detto il perché, sì, non ricordo più. Vabbè. Lui sta cercando di scappare, vedi? No, sì. Va bene, dai. Allora, tra le ambizioni dell'organizzazione c'è quello di essere appunto riconoscibile, identificabile sia a livello nazionale che internazionale, e di essere motivo di attrazione turistica sul territorio per le realtà locali che non hanno per le realtà locali che non avevano capito, diciamo, 5 anni prima le potenzialità del... Questa, cioè, la sua ambizione. Ok. Va bene. Potevi fermarti alla prima frase, diciamo, essere motivo di attrazione locale, cioè avere delle persone che vengono a dove si tiene, diciamo, il festival, perché c'è il festival, giusto? Sì. Brevemente, diciamo, con tutto quel che ne consegue. Inoltre anche i canali digitali appunto permetteranno di approfondire, conoscere e rilanciare la banda e di fare anche un archivio digitale della musica. Lasciare memoria degli eventi, ok. Esatto. Forse sono andata proprio sull'azione invece che... Vabbè, insomma. Tra gli obiettivi rapidamente aumentare... No, saltali pure gli obiettivi, andiamo direttamente ai valori che secondo te rappresentano. Allora, sì, diciamo, non so se ho ben capito, diciamo, come dovevo
doveva affrontarlo. Comunque, vogliamo coinvolgere il territorio in modo informale, aperto ed emozionale, nel senso che c'è, deve essere anche una poetica, diciamo, della, dell'emozione. Sì, della, di quella che si sta, delle bande in particolare. Vogliamo incrementare un atteggiamento propositivo e collaborativo delle realtà culturali e degli enti locali. Ok, allora ci sono un sacco di valori qui dentro, ma non li hai espressi come valori, cioè un valore è una parola. Quindi, per esempio, sicuramente apertura, esatto, infatti, e collaborativo. Sì. Collaborativo e propositivo. Ok. Ce ne sia. Bello. Questo lo dai quando dovete fare delle grafiche a qualcuno. Cioè, ecco. Pronto. Partiamo da qui. Ok. Va benissimo. Scelgo il prossimo. Tu che non hai parlato. Però io non ho un progetto, quindi. E su chi l'hai fatto? Infatti, non ho difficoltà. Cioè, su questa cosa. Su te stesso, valori, come. Sì, su questa cosa dei valori ne ho scritti, diciamo, tre così generici. Sì, ok. Però era da prendere, diciamo, un'organizzazione che conosci, infatti, magari, no, come. No. Ok. Quindi non hai preso niente, ad esempio? No. Ok, allora facciamo così. Va bene, allora sì, diventa difficile, scegliamo un altro. Lei te la sei scampata. Fai per casa. Sto giro. Qualcuno deve dire? Davide? Allora, innanzitutto professionalità. Ah, ecco. Scusami, grande. Non ricordo più il nome della vostra. Professione archeologo. Cioè garantire professionisti di qualità e di provata esperienza. Quindi professionalità ed esperienza, già sono due valori. Bello, ok. Di diverso da informalità e apertura, insomma. Poi, come? Questo un altro valore potrebbe essere è la trasparenza. Trasparenza. Cioè rendere trasparenti le dinamiche di reclutamento dei professionisti, aprire dati su appalti, esecuzione di lavori, open data come se piovessero, e apertura, quindi dialogo con tutte le associazioni di categoria, ne abbiamo diverse in guerra fra loro, c'è bisogno confronto, quindi aperto, okay, sì. E con gli enti pubblici ovviamente. Ok, apertura. E esperienza. Quindi anche lì nella grafica, nel tono, nelle tutte le istanze di comunicazione, nei progetti, sai che no? Cioè si parte da lì, quindi questo deve rimanere. Quindi attenzione, perché per dire professionalità, esperienza e apertura possono chiaramente andare d'accordo, ma bisogna stare attenti a quale parte semantica del discorso di professionalità ed esperienza possono confliggere con parti semantiche di apertura, perché se io per esempio sono troppo informale rischio di essere cacciarone, no? A un certo punto di essere no? Cadere in un ambito che non potrebbe nuocere invece ad altre parti che voi avete affermato per prime. Quindi si può cercare quel tipo di rapporto, ma è un rapporto che può avere delle istanze conflittuali. Quindi anche in quel caso lì va ben studiata questa parte qui, va ben studiato il tono. Ogni parte, diciamo, anche dal cosa scrivete nella vostra indirizzo email a tante altre cose, insomma, possono diventare. Vi faccio un esempio, anch'io faccio un esempio preso da noi. Anche noi volevamo provare a affiancare nei nostri toni di comunicazione quello che è professionalità e quello che è apertura, e i nostri indirizzi email sono nome semplice chiocciola intera nominativo dell'azienda.com. Il rapporto tra l'uso del nome semplice e togliere l'uso del cognome è stata una scelta per comunicare comunque informalità, rimanendo con il nome intero invece dell'azienda nell'ambito della professionalità. Questa è una stupidaggine, però vi fa capire quante, no, piccole cose possono poi alla fine essere utili. Questa stessa identica livello di attenzione va applicato
molto di più, cioè rendereste meglio, chi se ne frega, su invece poi la grafica, il nome, il modo in cui vi promuovete, anche il modo in cui andate a presentare poi il vostro progetto. In realtà è un modo per dire i nostri indirizzi mail. Sì, esatto. Così li sapete se avete bisogno di qualcosa. Grazie. Cecchina qualcuno? No, ormai credo che abbiamo parlato tutti, quindi... No, possiamo chiudere. Qualcuno, se uno ha detto sì, vuol dire che lui non aveva parlato. Voi siete insieme? Beh, io vorrei un altro esempio, però, sulla parte valoriale, non so chi è... Ah, beh, voi che abbiamo visto tutto? Chi? Tu non hai parlato, stavi zitto lì! Questo... Vieni qua immediatamente. No, 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 vieni qua, vieni, vieni. Lo streaming è per tutti. Avanti. Streaming in the rain. Adesso credo ci siano 70-65 mila persone che... Incrementiamo adesso. Lo share, picco di share. Allora, chi sei? Chi rappresenti? Allora, io rappresento una realtà che in buona sostanza esiste, quindi è una piccola... Senza vergognartene. Cioè... Una piccola casa editrice che si occupa di cultura del territorio, documentaristiche. Ha un nome strano, quindi scriviamo casa editrice e lasciamo... Due giorni di marketing! Dove... C'è lo streaming! Come si chiama? Allora, si chiama... È un nome... Come scriverlo tu? No, vai, Guru, K-U-R-U-M-U-N-Y. Ok. Ecco, va bene, è una realtà che esiste da un po' sul territorio e ci occupiamo appunto di principalmente di pubblicazione di libri. Quindi questa è un po' l'attività. È un nome diciamo che mutua dal greco perché si situa in un'area ellenofona, nel senso che in Salento esistono dei paesi di area ellenofona e quindi vuol dire germoglio dell'albero d'olivo, questo vuol dire. È una cosa bellissima e tu non volevi dirlo. Cioè, germoglio. Il pollone dell'albero d'olivo. Cioè, sarebbe questo. Quindi tutti su Google adesso a cercare. Va bene. Detto questo, l'ambizione. Siccome effettivamente. Adesso gli facciamo fare tutto a lui proprio. Tutto. In realtà le ambizioni erano quelle di incrementare il pubblico, considerando si tratta comunque di pubblicazioni di nicchia e quindi non stiamo parlando di romanzi, stiamo parlando per lo più di saggistica, quindi fidelizzare un pubblico che in qualche maniera è già formato e ha già delle competenze in materia. L'altra ambizione era quella di specializzarci nel settore degli ebook, quindi l'editoria elettronica. Questi sono più obiettivi, volendo, che hanno un'ambizione. L'ambizione è diventare appunto un punto di riferimento per quella produzione. Sì, l'ambizione era quella appunto di diventare un punto di riferimento, anche se un po' lo siamo già, nel senso che rispetto ad alcune tematiche. Per esempio della etnomusicologia, siamo un po' un punto di riferimento. Poi chiaramente stiamo parlando di nicchie, no? di sacchi. Vabbè, mica di QPG. Cioè. Territorio è molto riconosciuto. Cioè, due giorni di marketing e non. Perché non ne ha cosa? Sì, ecco. Diciamo che l'umiltà è un valore della casa editrice. Siamo abbastanza conosciuti, sì, voglio dire, sono anche 10 anni di attività, quindi è chiaro che... Piano piano salta fuori che fa. Quindi come valori io ho messo al primo posto la non hanno ordine, sì. La scala, insomma. Ho scritto competenze, quindi essere competenti
e dare alle, alle persone con cui ci si relaziona la percezione appunto di avere le capacità e le conoscenze per poter fare determinati tipi di lavoro, e nel momento in cui non lo si è di formarsi, quindi perché chiaro non si può essere poi competenti su tutto, c'è sempre qualcosa, no? No, beh certo, no, no. Da imparare. Però insomma, bello, competenza. Poi ho scritto trasparenza interna ed esterna nella gestione delle risorse. Qui esterna, quindi nel momento in cui si gestiscono delle risorse, si fa un bando, risorse pubbliche, quindi essere trasparenti nella gestione, e interna nella gestione del, delle persone, del personale comunque, no? Del, del, diciamo, del personale. E, certo. E quindi in questo senso dare anche un valore al lavoro e ai rapporti umani. Quindi un discorso di sostenibilità anche aziendale, infatti quello dopo. Avevo scritto sostenibilità aziendale e poi affidabilità, cioè essere, dare la percezione della, dell'affidabilità, essere comunque una, che si può citare, si può con sicurezza, affidabile. Sì, affidabile, sì, esatto. Quindi professionale anche in questo senso, no? Affidabilità professionale. E poi sostenibilità anche nelle scelte che si fanno, per esempio usare la carta riciclata, no? Tutta una serie di scelte. L'impatto ovviamente per voi che lavorate con la carta è della sostenibilità ambientale. Ok, abbiamo scoperto una realtà meravigliosa, 75.000 spettatori online. Grazie. Io adesso posso fare Subsonica con... Si possono ordinare online i libri? Si possono anche ordinare online. Cioè... kurumuni.it. Allora, direi che ci siamo, insomma vi abbiamo stressato a sufficienza, complimenti perché è stato molto molto interessante per noi avere un bel ritorno di questo tipo, non è facile avere un dialogo così aperto con 20-30 persone che sono disposte a scherzare, a mettersi in gioco, a cambiare idea, a stare per la propria idea se invece ne sono convinti, è stato molto molto bello, molto molto interessante. E adesso diciamo la nostra parte finisce, oggi pomeriggio lavorate comunque con Luca che prende da qui e vi può portare diciamo dei casi molto interessanti, lui è molto più cattivo di noi, quindi state attenti. E, non è vero. Adesso vi ha segnato tutte le facce. Se qualcuno ho fatto un buon lavoro di expectation management, così, così vedrai che scappano tutti. E niente, cosa dire? Ovviamente rimaniamo a disposizione anche tramite le organizzatrici, quindi se avete delle domande mandatecele, e la mail l'ho detta prima con degli artifici, quindi se potete utilizzarla. Se volete mandarci queste schede che avete fatto oggi, mandatecele, fate una bella scansione, una foto col cellulare e ce le mandate, e in modo che così possiamo darvi un feedback se avete alcuni dubbi su alcune parti, volentieri. E speriamo di rivedervi tra esatto, la prossima volta. Vi ricordiamo appunto 31 maggio, 1 giugno la seconda parte sul digital strategy, quindi più social media management, web, progettazione eccetera, di cui appunto vedete, esatto, ci basiamo su quelle cose lì. E volevamo chiudere facendovi vedere un video. Quanti di voi sono pallavolisti? Alle medie, tutti i pallavolisti delle medie, sì. Esatto, allora vi facciamo vedere un video di uno che è uno dei nostri mantra aziendali, che sono stupidaggini. Perché abbiamo due di pallavolisti. Sì, noi siamo pieni di pallavolisti, quindi che dopo aver allenato la nazionale italiana di pallavolo, essere insomma uno dei più grandi allenatori della storia, ha cominciato a dare lezioni di management. E vi facciamo vedere questo video perché comunque nei vostri commenti durante le sessioni, fuori dalle sessioni, anche incontrandoci per strada eccetera, abbiamo percepito anche
un po' di disillusione anche nel modo di porsi, tipo di voler proporre i propri progetti, magari temendo che le condizioni non congeniali potessero in qualche modo del territorio, della nazione in cui viviamo e insomma è tutto quanto, no? Nel continente, che insomma anche lui come dire, c'ha i suoi problemi e niente, questa è una lezione appunto che parla molto brevemente di come affrontare i problemi, no? Io lascio la parola a lui, questo è un modo in cui noi vogliamo vedere le cose e quindi ci fa piacere comunicarlo anche a voi come un segno, diciamo, di trasmissione di valori, per l'appunto. So, vediamo se riusciamo a farlo andare. Perché molte volte, questo è un problema che ancora devo risolvere in qualche modo nella mia squadra attuale, l'attaccante schiaccia fuori perché la palla non era alzata bene. E allora cosa dice? Che nel gioco vuol dire lavori un po' più alto e più vicino a rete. Il palleggiatore allora, e questo è il gioco di squadra, o meglio, non gioco di squadra, il palleggiatore si gira e il ricevitore dice: ragazzi, voglio la palla qua. Perché se voi non ricevete bene che io ho la palla qua e devo correre a prenderla, io non posso essere preciso e non se la do come vuole lui. Per cui lui schiaccia fuori perché io non se la do come vuole lui, ma io non le do come vuole lui quando voi ricevete male. A quel punto i ricevitori si girano a trovare su chi scaricare, ma i ricevitori ricevono la battuta avversaria, per cui non possono dire all'avversario batte facile, così io ricevo bene, lì finisce la catena. Allora la nuova forma, perché io ovviamente questo ho detto una regola molto semplice, ho detto gli schiacciatori non parlano dell'alzata, la risolvono. Non la giudica in nessun modo, la risolvono. Adesso una nuova battaglia, perché? Perché che fanno gli schiacciatori? Non dicono la voglio più così perché sanno che io sto così, con l'ascia in mano, per cui non lo dicono. Cosa fanno? Ogni volta che è buona le dicono perfetta. Non le dicono e quella era brutta, ma se dicono questa è perfetta vuol dire quell'altra non lo è. Grazie.
che in qualche modo è la mia squadra attuale. Alzata bene. E allora cosa dice? Che nel gergo vuol dire lavori un po' più alto e più vicino a rete. Il palleggiatore allora, e questo è il gioco di squadra, o meglio non gioco di squadra, il palleggiatore si gira e il ricevitore dice ragazzi voi. L'avete già sentito di fatto l'alzamento. Le condizioni di partenza non importano. Cioè l'alzata può essere anche sbagliata, ma non bisogna curarsene, bisogna risolverla e fare punto. Basta, non importa nient'altro. Non bisogna neanche stare lì a parlarne. L'ha detto noi, diktat nazionale di pallavolo, gli schiacciatori non parlano dell'alzata. Perché è perdere tempo, energie, forze a parlare di una condizione che tanto non puoi cambiare. In più, prendi la rincorsa e salti scazzato e quindi c'è più probabilità che sbagli. Questo è un messaggio forte, soprattutto per chi lavora e parte a lavorare in situazioni complicate. Spero che sia passato nonostante la difficoltà di YouTube. Comunque andatevelo a cercare su YouTube autonomamente e ascoltatevelo. A presto, ciao.